parla? Parla delle vicende di Tommaso Buscetta, il primo grande traditore di mafia. Questa volta quando abbiamo fatto la recensione per... Sì. Durante questo soggiorno nasce però un profondo legame, si può dire tranquillamente. La cosa più difficile è ascoltare. Ascoltare la sua voce. La voce di Dio. Quando tenga la... Buongiorno, amici telespettatori di Spettacle Movies. Oggi parliamo di Vaticano. E con che film? Con I due papi. Un film del 2019 prodotto da Netflix che vede la regia di Fernando Meirelles, che già aveva diretto City of God e Blindness, un regista brasiliano ormai che si sta affermando sulle scene, e con questo film prodotto appunto da Netflix e distribuito da Netflix, questo è importante, ha potuto proporre una pellicola autoriale particolare. Il film, intanto è importante dirlo, è tratto da una storia vera, ma sarebbe meglio dire che va a costruire una storia finta dentro a degli episodi che sono realmente successi. Sia molto romanzata, però comunque partendo da fatti reali. Il film vede il cardinale Jorge Bergoglio, poco soddisfatto dalla piega che sta prendendo la Chiesa, decide nel 2012 di chiedere le dimissioni. Per questo si incontra con il Papa Benedetto XVI. I due si incontrano a Roma per parlare di queste dimissioni. E durante questo soggiorno nasce però un profondo legame, si può dire tranquillamente un'amicizia vera e propria. Alla fine, come sappiamo, Papa Ratzinger darà le dimissioni per lasciare posto a Papa Bergoglio, Papa Francesco, per le sue idee più innovative. Infatti... Spoiler, questo è uno degli elementi romanzati del film. In realtà Bergoglio e Ratzinger non hanno mai sviluppato questo tipo di rapporto amichevole tra di loro, anzi sono molto distanti tuttora, sono molto distanti su diversi punti che riguardano la Chiesa e che riguardano anche la vita. Noi nel film alla fine, questa è la parte spoiler, li vediamo al divano mentre si guardano una partita di calcio, Germania Argentina, Coppa del Mondo 2014, esatto, finale della Coppa del Mondo del 2014, li vediamo esultare, li vediamo festeggiare, li vediamo parlottare tra di loro. In realtà, ecco, non hanno veramente questo rapporto loro due, che tra l'altro sono interpretati da due pesi massimi della recitazione americana, Jonathan Pryce e Anthony Hopkins. Esatto, che c'è da dire che Jonathan Pryce, quando ha interpretato il ruolo di un sacerdote nel Trono di Spade, già lì c'è stato un casino, perché tutti dicevano: ah, se si farà un film su Papa Francesco lui lo deve interpretare. E questa profezia si è avverata, perché rispecchia tutti i requisiti. È allora, perfetto. Ci assomiglia, sì. È un attore della Madonna. Alleluia! Ci può stare in questo caso. È un attore immenso, così come del resto Anthony Hopkins. Eh beh. Tutti e due recitano in lingua originale, in inglese, che è un po' la lingua di collegamento tra i due, facendo i rispettivi accenti. È bello vedere questo collegamento, questo ponte tra i due, che sono due personaggi, due figure molto, molto distanti, che trovano un punto di incontro nel film. Un film che si basa tutto sulla loro recitazione sì, e sulla scrittura, che è veramente... Loro sono veramente due opposti. Papa Francesco è uno molto simpatico, aperto anche dalle idee più progressiste, che riesce a farsi voler bene da tutti, segue il calcio. Invece l'altro, più stereotipo da tedesco, chiuso, lo chiamano nazista, Rottweiler. Alla fine, quando loro si raccontano, si confessano l'un l'altro, ci facciamo anche delle riflessioni che vanno oltre le loro apparenze. Ad esempio, quando Bergoglio racconta del suo passato, noi ci possiamo fare delle domande se le scelte che ha fatto fossero giuste piuttosto che sbagliate. E capiamo anche che Papa Benedetto XVI è un uomo molto solo. Fare il Papa è comunque un mestiere
che comporta molta solitudine. Ed è comunque un uomo che sta anche attraversando una profonda crisi spirituale. Capiamo anche di più di entrambi. La scrittura affidata a Anthony McCartan, che tra l'altro fu anche autore del libro The Pope, da cui appunto è tratto il film, è molto bergogliocentrico, nel senso che noi nella pellicola vediamo anche dei flashback della giovinezza, del cardinale Bergoglio. Mi è piaciuto di Ratzinger. È vero, quello sì, un po' mi è spiaciuto perché mi sarebbe piaciuto. Però ci sta bene, perché comunque Bergoglio è scritto nel film, chiaramente questi personaggi sono, ancora una volta lo ripeto, non tanto distanti ma molto romanzati rispetto alle loro controparti reali, come è giusto che sia. Comunque Papa Benedetto XVI è una figura molto misteriosa anche per alcuni versi proprio nella vita reale. Questo personaggio rispecchia anche un po' la figura di questo papa tedesco che appunto non è ben voluto tra la gente e non sappiamo qualcosa di più del suo passato, mentre di Bergoglio abbiamo fatto le chiavi per aprirne il passato e per vederne la giovinezza, per vedere come ha ricevuto, diciamo, la chiamata per diventare prete. Mi è piaciuto molto, tra l'altro, il momento, proprio come lui lo chiama, della chiamata. Mi è piaciuto un sacco. Beh, la messa in scena del film generalmente è splendida. Il film è a colori per quanto riguarda le parti nel presente, ma in bianco e nero per quanto riguarda le parti della giovinezza di Papa Bergoglio. Se non erro c'è anche un cambio di ratio di immagine, perché si passa da 16 noni nei momenti appunto nel presente a un 4 terzi per richiamare il cambio d'epoca. Una piccola finezza. Per il resto il film nelle parti girate al giorno d'oggi è un po' un mockumentary per quanto riguarda i dialoghi tra due personaggi, nel senso che sembra che ci sia un operatore che stia girando un documentario che sia lì con loro. La fotografia direi che è ottima, tutta questa luce, tutto questo bianco mi ha ricordato molto The Young Pope di Paolo Sorrenti. Si può anche mettere in evidenza l'arte, i riti liturgici proprio da vicino, comunque l'elemento del sacro che è molto bello. Poi a me personalmente piace molto anche vederlo cinematograficamente, rende proprio bello. Assolutamente, anzi fa proprio quello che The Young Pope non fece, ossia ci fa vedere i riti della chiesa, mentre Paolo Sorrentino con The Young Pope andò a distruggerli quasi completamente. Io credo che ci sia un altro punto di contatto con la serie TV di Sorrentino, e credo che questi punti di contatto siano i set, perché io suppongo che abbiano utilizzato gli stessi set creati appunto da Paolo Sorrentino per la sua serie TV. Probabile. Ho visto alcuni dietro le quinte, set mi sembrano loro. Non ne ho la conferma certa perché non l'ho trovata su internet, qualcuno me la sta dando anzi in questo momento, ma se ne sapete qualcosa di più, se avete qualche foto del backstage con Sorrentino vicino a Jonathan Pryce, mi raccomando, scrivete nei commenti qui sotto. Bene, che dire, c'è altro da dire rispetto a questo film? Meraviglioso. Dobbiamo... Costumi meravigliosi, messa in scena meravigliosa, fotografia meravigliosa, set bellissimi, effetti visivi ci sono ma non si vedono, che li rende quindi perfetto. Perfetto, che voto gli diamo? Io gli do un 8,5 appunto, complessivo di tutto, perché sì, se lo merita. Io mi spingo un po' più in là. Ancora più in là? Sì, dopo la prima visione gli avrei dato anche un 9,5. Io cerco di trattenermi. Sono tra il 9 e il 9,5 perché io ritengo che questo sia il film più bello del 2019, perlomeno io ritengo che lo sia. Mi è piaciuto veramente, mi ha preso dall'inizio alla fine, mi ha tirato dentro al mondo di questi due personaggi che poi sono due persone e sono due papi. Sì, esatto, due umani. Mette proprio in risalto l'umanità di figure e di un'istituzione così alta e lontana da noi. La rende così vicina. Benissimo, allora non ci resta che vedere anche The New Pope, che sarebbe la seconda stagione della serie di Paolo Sorrentino dedicata alla Chiesa. Qui ci saranno altri due papi, Jude Law e John Malkovich, che probabilmente però non come questi saranno due personaggi completamente fuori da ogni schema classico. Benissimo, direi che per questa sera è tutto. Ringraziamo il fantastico Cinema Teatro Jolly per averci
fornito l'opportunità di girare qui le nostre video recensioni e ci vediamo più avanti. Ci vediamo. Ciao. Ciao ciao.